L'oroscopando fa 9 mesi e io lo voglio festeggiare con l'oroscopo di agosto. Poi andiamo tutti in vacanza, mi raccomando, perché è il caso. Ci rivediamo a settembre, ma intanto vi do delle dritte per l'oroscopo di agosto. Cominciamo subito con questo super oroscopo. Ariete, le sfide ti piacciono e in memoria di questo giocherai al rilancio dei sentimenti con il sostegno di Venere. Vivrai con grande slancio le nuove storie. Per te l'amore ha un ruolo fondamentale. Non puoi stare senza. Sarai dotato di saggezza e lungimiranza, quindi non avere paura di mostrarti anche con le tue debolezze in amore. Insomma, vai col vento in poppa, caro Ariete. 5S. Andiamo al segno del toro. Beh, il toro si sa, ha le corna, come l'Ariete. No, scherzo, non ve la prendiate al male. Sei un segno tra i più forti di questo agosto caliente. Sarai fantasioso e innovativo fin dai primi giorni del mese. L'amore ti fa perdere il senno e i sensi, in senso positivo però. Mettiti in gioco e non te ne pentirai. Se hai qualche dubbio sull'altro o sull'altra, vai fino in fondo. Ma non farne un dramma. I problemi li risolverai oppure te li butterai dietro le spalle. 5S. Gemelli. Non avrai vita facile in questo mese. Devi definire molte cose, soprattutto in amore, dove hai seminato ma poco raccolto. Se con chi è accanto hai avuto attimi di incomprensione, potrai decidere di prendere un'altra strada. Però attento, attenta alle parole e agli atteggiamenti, perché una volta rotto quello che hai costruito, non puoi far niente se non rammaricarti del tuo atteggiamento. Dubbi a gogo per questo agosto. 3S. Mi dispiace. Cancro. Beh, il cancro, come sempre, segno sentimentale per antonomasia, cerca in questo agosto caliente delle conferme, soprattutto in amore. Quindi deve condividere di più con il partner e lasciarsi andare alle dolci carezze dell'intimità. Quindi, mi raccomando, blocca il lavoro e dedicati a chi ami, anche perché i malintesi passati devono essere risolti con un bacio prolungato fino a settembre. 4S questa settimana. Andiamo al leone. Agosto è il mese delle risoluzioni per te. Momenti sereni fino al 22 in amore. Ma se il rapporto ti va stretto, potresti decidere di interrompere. Non ti rammaricare di una decisione drastica, perché all'orizzonte ci sono nuovi amori e tante consolazioni. Non hai più un Marte opposto a farti rimanere fermo in un amore statico. 4S. Vergine, avrai un amore rigoglioso, ma in attesa di ciò non ti puoi lamentare, perché agosto si prospetta pieno di nuove conoscenze in amore e se sei single sarai pieno di attenzioni da parte di chi ti ha messo gli occhi addosso, eleggendoti principe o principessa dei suoi sogni. Indovinate quante S avete? 4 questo mese. Andiamo alla bilancia. La bilancia in questo periodo sarà un po' più rassicurata. Diciamo che nel mese scorso è stata penalizzata dal destino amoroso ed invece a metà mese potrà rifarsi alla grande, dove farà incetta di incontri passionali e avrà una maggiore stabilità sentimentale se ha un rapporto di lunga data. Insomma, dimenticati del trascorso e vai al massimo. 5S. Andiamo allo scorpione. Lo scorpione ha tanti grilli per la testa, ma a settembre dovrà fare delle scelte importanti per non continuare a destabilizzarsi emotivamente. Fai delle scelte anche in amore, dove hai tanti stimoli e possibilità di incontro. Ti incuriosisce particolarmente una persona della Vergine o del Capricorno, quindi non tentennare e vai all'attacco. 4S questo mese. Andiamo al Sagittario. Sagittario non avrà un lieto fine per la sua storia ormai collaudata, perché ad agosto sei arrivato o è arrivata al capolinea e potrebbe chiudere di netto con il partner di sempre. È da tempo che rimugina sul suo rapporto e ora finalmente ha trovato il coraggio di agire. Le decisioni però sono sempre faticose, ricordalo. 3S.
Capricorno, se sei in coppia e hai superato luglio senza patemi d'animo, puoi dirti fortunato. Agosto sarà sereno, potrai riflettere andando in vacanza e divertirti ritrovando armonia con chi ami. Se sei single, è il momento di recuperare il tempo perso. Buttati in qualche bella avventura estiva, finalmente. 4S. Acquario. Acquario ha dei tormenti abbastanza forti all'orizzonte per questo mese di agosto, ma ritroverà il sereno dopo la tempesta in amore. Verso la metà del mese, infatti, amerà con più intensità e la camera da letto sarà il luogo ideale per recuperare il tempo perduto di luglio, dove i litigi non lasciavano spazio alla fantasia erotica con il suo pattern di sempre. 4S. Andiamo all'ultimo segno, quello dei pesci. In amore cerchi sempre rassicurazioni e conferme. Ad agosto sarai alla ricerca del tempo perduto, come direbbe Proust, e vorrai farti coccolare dal tuo partner, affidarti completamente a lei o a lui per liberarti dello stress del passato. Lasciati quindi andare e non pensare al lavoro, che adesso non è poi molto favorito. 4S. Oroscopando va in vacanza. Ebbene sì, vedete? Il mio trolley arancio, color arancio, la dice lunga. Sto partendo per una piccola vacanza, anzi lunga, perché noi ci ritroviamo con Oroscopando a settembre. Però i consigli ve li ho dati, teneteli a mente e soprattutto agite di conseguenza. L'amore è sempre importante, mi raccomando. Anche il sesso. Ciao, da Paola Aspri. Ci vediamo a settembre, eh? Io sto partendo, mi parte l'aereo, ciao 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 ciao!